Bene, buonasera a tutti, buonasera Ivo, come stai? Buonasera Pepe. Io diciamo in buona compagnia, cioè con Paola e con Dylan, che dopo penso passerà a salutarvi. Bene, mi raccomando, faccelo a un certo punto conoscere Dylan. Io non dico niente, No, ma Paola sarà però, una piccola sorpresa. Paola sa che deve passare a salutare più tardi con Dylan, che arriva. Bene, poi magari ci dice anche qualcosa su quei bellissimi quadri che vediamo alle tue spalle, che mi sembrano. In questo periodo immagino che anche tu hai fatto molto lavoro a distanza, hai fatto lavoro di insegnamento, hai fatto lavoro di convegni, congressi e così. Certo, sono reduce da molteplici incontri distanziati come questo, insomma. Cioè, siamo uno di fronte all'altro e uno lontano dall'altro, ma sempre in contatto e sempre da soli. Questa è una realtà. E mi viene in mente, e questo è un po' interessante, vedo attualmente. Le tendenze che rilevo sono diverse, però questa situazione mi rammenta ciò che avevo studiato e analizzato tanti anni fa. Cioè, tanti anni fa avevo fatto una delle consuete ricerche sostanzialmente sul rapporto tra gli italiani e gli altri, gli italiani e lo Stato, avevo fatto un'osservazione ed era che sostanzialmente il ricorso alla rete, al digitale, genera sfiducia interpersonale. Ed ero stato, e sono stato a quel tempo, in quell'occasione, sommerso di insulti e di invettive, quasi io fossi un nemico delle nuove tecnologie, senza tener conto che io ho cominciato a usare queste tecnologie nel lontano 85, quando frequentavo il mio dottorato di ricerca a Trento, e dove mi accompagnavo e venivo accompagnato da e con un portatile, cosiddetto portatile, che pesava 9 kg. Praticamente avevo il braccio destro più lungo dell'altro, però ci ho detto, è vero, cioè io lo rilevo a È un po' di tempo che non rifaccio la verifica, però emergeva semplicemente dalle analisi, dalle indagini che facevamo. Cioè, più il tempo, maggiore il tempo passato sul digitale, sulla rete, da noi, maggiore la diffidenza, cioè la sfiducia nei confronti verso gli altri, misurata da una domanda molto semplice: ti fidi degli altri? No, mi potrebbero fregare? Sì, mi fido a priori. E questo aveva un senso, e che è utile per avviare il discorso fra noi. Cioè, la fiducia è dettata dalla condivisione, ma la condivisione anche significa non soltanto una divisione, ma la condivisione empatica, cioè la fiducia nasce dalle relazioni dirette, non solo dalle relazioni a distanza. Cioè, tanto più tu frequenti gli altri, tanto più hai fiducia verso gli altri. Tanto più tu conosci i tuoi vicini di casa, tanto maggiore la fiducia verso gli altri. Non voglio annoiare, però questo è un discorso che ha anche un'implicazione, chiamiamola così, politica, perché c'è una relazione diretta e stretta tra la fiducia verso gli altri, per le persone, e la fiducia nei confronti delle istituzioni. Cioè, se noi abbiamo sfiducia negli altri, non possiamo, o normalmente non abbiamo, fiducia nei confronti e verso le istituzioni. Da ciò un problema che sono curioso di svelare, di verificare, quando questa cosiddetta emergenza si abbasserà. Se cioè una abitudine, consuetudine alla distanza nelle relazioni, se abituarsi alla solitudine
alimenterà anche la sfiducia negli altri. Per ora, dal punto di vista di quel che emerge, sul piano di quel che emerge dai sondaggi, non è così, è vero il contrario. Però è anche vero che questo avviene come reazione alla paura e alla minaccia che incombe su tutti. Ma guarda, mi sembra che tu sei andato subito al tema che io volevo riservare per la fine, ma è stato ottimo, perché mi sembra che il tema che hai posto, nel modo che l'hai posto, è molto interessante. Però se mi consenti, ci arriviamo, ci ritorniamo subito. Io intanto volevo dire che... Io sono non disciplinato né disciplinabile. No, 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 ma lo so, questo va a tuo merito. No, sono così. volevo dire ai pochi che non lo sanno che Ilvo Diamanti, che appunto oggi è ospite di Casa La Terza, dei nostri incontri, è uno dei più autorevoli e noti studiosi della politica italiana, e non solo, che da molto tempo, diciamo almeno dagli anni 90, in realtà dagli anni 80, segue la trasformazione dei partiti, dei movimenti politici, con una particolare, non esclusiva, riferimento al territorio, una delle caratteristiche del lavoro di Diamanti, non a caso una delle parole preferite è mappe, e in questo Ilvo ha studiato, Diamanti ha studiato tutta la geografia politica italiana, ma in particolare un dato molto interessante ha studiato l'evoluzione della Lega. C'è un suo libro che credo sia il 93, quello con Donzelli, il primo libro sulla Lega. Quindi il 93 vuol dire che la Lega era ancora Lega Nord per l'indipendenza della Padania, se non ricordo male, comunque sì, più o meno. Era ancora prima di andare al governo, non c'era stata ancora. I conti di tutte le leghe che abbiamo conosciuto. e Diamanti insegna scienza politica all'Università di Urbino, ha creato l'Istituto di Ricerca Demos, è editorialista di Repubblica, e poi ci tengo a dire una cosa perché come editore l'apprezzo molto, è un grandissimo titolista. Una delle caratteristiche che un editore considera fondamentale per un libro è il titolo. Ecco, con Ilvo Diamanti è un'autostrada, perché ci pensa lui prima ancora che l'editore possa immaginarlo. I colleghi di Diamanti non sono sempre molto felici, di solito quando arrivano mi propongono un titolo, in prime riflessioni intorno alla possibilità di organizzare un pensiero rispetto agli esordi della rivoluzione francese, questo sarebbe il titolo, ecco. Diamanti invece, ve ne leggo alcuni, nel 2003, ma sono tanti, fa Bianco, Rosso e Verde, mappe e colori dell'Italia politica col Mulino, nel 2013 con La Terza fa Un salto nel voto, si era appena votato, e con un gruppo di suoi collaboratori che lui ha sempre valorizzato, è un'analisi, Democrazia ibrida, è un altro bellissimo titolo del 14, Password, questo invece è un libro Feltrinelli, che si declina come Renzi, la Juve e altre questioni italiane, e poi il libro da cui vorrei partire come uno spunto per la nostra conversazione, due anni fa, a marzo del 2018, noi abbiamo pubblicato un libro di Ilvo Diamanti con Marc Lazar, che è un suo collega molto stimato, amico di antica data, che si chiama Popolocrazia, che è una formula inventata da Diamanti, e forse ci devi dire qual è la differenza intanto brevemente tra populismo e popolocrazia, perché popolocrazia e non populismo? Ma semplicemente la popolocrazia e i francesi lo chiamano regime, sistema, un sistema politico che di fatto si alimenta del populismo, non è il populismo come movimento, non è il populismo tra virgolette come degenerazione, è il fatto che gli elementi che noi riconosciamo nel populismo come caratteristici siano divenuti sostanziali e coerenti con le democrazie. Per capirci, il capo, la ricerca del capo, il linguaggio immediato, cioè senza mediazioni, e in generale l'affermazione della mediazione come un problema, cioè noi oggi abbiamo bisogno di populismo, noi inteso nei nostri regimi, nei nostri sistemi, se vogliamo avere successo politico, per cui non c'è leader politico negli ultimi decenni, neanche più negli ultimi anni, che abbia potuto rinunciare a questa contaminazione.
pensate un po', cioè, quando io ho ribattezzato il PD di Renzi, PDR, era esattamente questo, era il partito di Renzi, o più il Partito Democratico di Renzi, che aveva adottato anche un linguaggio, uno stile di comunicazione che lo rendeva esattamente, come dire, coerente, in continuità con Berlusconi, con la stessa Lega. Vi ho fatto due nomi, ma se noi prendiamo questi tre nomi, abbiamo tre soggetti politici che di fatto descrivono il quadro del nostro, sì, della nostra Italia. Popolocrazia viene dopo altri modelli e forme di democrazia. Io utilizzo spesso come riferimento Bernard Manin, filosofo e sociologo francese, il quale parla dei modelli di governo rappresentativo, e parla del governo dei partiti, dopo della democrazia del pubblico, e successivamente io ho usato due formule che sono state entrambe titoli di testi che ho pubblicato con la terza, cioè prima la democrazia immediata, che è la democrazia senza mediatori e senza mediazioni, e alla fine la popolocrazia, che anche in Francia ha avuto, mi pare, un buon impatto. Sì, perché il libro, non l'ho detto prima, è stato tradotto da Gallimard, quindi è un grande editore francese, e anche in Francia mi sembra che ha suscitato un'interessante discussione, no? Sicuramente. D'altra parte la Francia è sicuramente uno degli esempi di affermazione di quella che io definisco la peplocrazia, e questo libro non a caso fa riferimento comparativo alla Francia e all'Italia, dove per quel che riguarda la Francia il populismo non è soltanto quello di Marine Le Pen, ma pensatevi all'attuale presidente Macron, che di fatto passa da una società finanziaria a fare politica, utilizza e fonda un partito a Marche che ha le iniziali del suo nome e cognome, Emmanuel Macron, se non è, tra virgolette, adottare uno stile populista questo, scusate, ci siamo proprio, quindi è un modello, cioè noi siamo immersi nel populismo, tanto che c'è il paradosso che quando ti ritrovi di fronte a figure non populiste, queste riescono a talora ad avere successo anche loro, proprio perché... Chi sono i non populisti oggi? Oggi non lo so, ieri sicuramente lo era, parliamo di leader di primo piano, quindi, cioè, io penso al successo, al periodo, alla breve ma rilevante, importante stagione che ha conosciuto Paolo Gentiloni nella sua... devo dire, non a caso l'ho definito così, e lui ha usato come titolo del suo libro, che ricostruiva la sua esperienza, l'impopulista, proprio di fatto riprendendo la mia formula. In una certa misura, ma lo stesso Conte ha conosciuto per un bel po' di tempo un consenso imprevisto e imprevedibile, perché è defilato, mettiamolo così. E il fatto stesso che venga attaccato direttamente invece da esponenti che hanno rivendicato il populismo come stile, come metodo, Salvini l'ha fatto, cioè sì, sono orgoglioso di essere populista perché sto dalla parte del popolo, anche questo in qualche modo lo legittima. Certo, certo. A proposito di Gentiloni, se posso fare un piccolo lancio, noi venerdì 29 apriamo il Festia di Economia virtuale sul sito del Festia di Economia di Trento, e ci sarà un dialogo Festia di Economia dove tu sei venuto tante volte ci consente anche di ricordare il nostro amico Enzo Cipolletta, che credo stia provando a collegarsi, mi ha detto che stava provando, non... E venerdì ci sarà un dialogo ad apertura proprio di Gentiloni con Tito Boeri sull'Europa. Due amici con cui ho dialogato spesso in quel bellissimo festival, e una delle ragioni
che mi rendono, come dire, triste per quello che sta avvenendo è l'impossibilità di parteciparvi. L'anno scorso, appunto, ricordo che sono stato là e poi sono sceso come una scheggia in auto fino a Venezia, dove c'era il Festival della Politica. Sì, noi speriamo, il Festival è stato spostato a fine settembre, al 24 al 27, ma appunto nel frattempo, visto che l'economia è così importante, sarà per tutte le questioni legate alla pandemia di cominciare subito a discuterne. E volevo partire dal libro, appunto, per poi affrontare le questioni anche dell'oggi, perché a un certo punto del libro, tu scrivi del libro Popolocrazia, il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, momenti traumatici, fasi di crisi, crisi economiche e sociali con le conseguenze in termini di miseria, angoscia, radicalizzazione all'interno dei gruppi vulnerabili e insofferenze, crisi culturali quando cambiamenti ai comportamenti e valori sconvolgono le abitudini, usanze e costumi e crisi politiche. Ora, se io penso all'oggi e guardo i sondaggi, sembrerebbe che i populisti, almeno quelli nostrani, non beneficino di un momento che sembra oggettivamente di crisi come quello che attraversiamo. Ma come mai? È così e perché? Ma perché adesso prevale il sentimento di fatto di una solidarietà per autodifesa. Cioè, noi oggi assistiamo a due fenomeni che sono concomitanti. Una fiducia nei confronti e verso il governo sconosciuta negli ultimi anni, superiore, cioè i due terzi, insomma, i due terzi almeno fino a poco tempo fa, qualche settimana fa, quando l'ho rilevato, degli italiani di consenso a questo governo, e onestamente anche un grado di fiducia reciproco, quindi di solidarietà, fiducia nei cittadini, cioè come dire orgoglio di cittadinanza altissimo. E questo si spiega come reazione autodifesa, perché siamo sotto minaccia, siamo assediati. Ma voi avete mai visto tante bandiere italiane? Non dico il 2 giugno, in qualsiasi altra. Forse quando, ma abbiamo vinto i mondiali, non lo so, quanti tricolori esposti alle finestre, quante persone che cantano. Cioè, in questo caso è la minaccia dal nemico, peraltro invisibile, che spinge a stringersi insieme, stringersi attorno a cosa? Attorno a noi stessi, perché insomma, non possiamo fare per ora altro diversamente. Cioè è una solidarietà generata dalla domanda, dalla reazione alla minaccia che incombe su di noi. Ecco, a proposito di minaccia, tu l'altro giorno mi parlavi di, come dire, la Lega e le paure generate da Lega, solo che non sono più le stesse, giusto? Cioè sono cambiate le paure. Beh certo, problema, credo che uno, allora precisiamo, tutto, noi siamo in un periodo eccezionale, per cui dare un significato emblematico a ciò che sta avvenendo oggi, significa esporsi esattamente al rischio di enfatizzare ciò che può cambiare. Siamo in una situazione talmente eccezionale che bisogna verificare cosa avverrà oltre e dopo questo passaggio. Però attualmente noi siamo in una fase nella quale assistiamo effettivamente a un sentimento che non abbiamo conosciuto in passato. Cioè, noi oggi siamo di fatto, non so come definirlo, più che in un regime eccezionale, un sistema in un momento eccezionale, in una fase di passaggio, di cui siamo assolutamente, come dire, consapevoli, e che ci spinge anche a scelte e a sentimenti che prima non conoscevamo. Questo è ciò che io percepisco, insomma, che io vedo. Io, a proposito di paure, voglio dire, la paura dell'immigrato in questo momento ha ceduto al passo rispetto alla paura della salute. Questo è evidente, cioè se tu
per quel che riguarda la Lega, questa è l'eccezionalità, la Lega ha utilizzato, non solo la Lega, ma la Lega in particolare, la paura come la principale risorsa di comunicazione e di consenso. Io stesso ho coniato in passato la formula, appunto tu hai rammentato molto gentilmente la mia attenzione ai titoli e quindi alle definizioni. La formula era gli imprenditori politici della paura. E essere imprenditori politici della paura pagato per molto tempo. Ecco, nel momento in cui però la paura non ha bisogno di imprenditori politici perché cala su di te dall'esterno e dall'interno, ecco che ti viene sottratto un argomento importante, un argomento forte. E nel momento in cui tu senti l'esigenza opposta, quella tra virgolette della solidarietà, essere colui che si oppone, deviante rispetto alla linea maestra, ti mette in una posizione marginale, laterale. Questo è ciò che avviene. Cioè, io sono convinto che se al governo ci fosse qualcun altro oggi, avrebbe lo stesso problema della Lega, che, rammento, è comunque il primo partito, però con il 25%, 26%, secondo i sondaggi, non solo miei, quelli che ho visto, cioè circa 10 punti in meno rispetto a un anno fa. Ma ciò avviene perché di fatto ti mancano gli argomenti. In questo periodo il principale argomento è stare insieme, e quello ce la faremo, resisteremo. E allora in una situazione di resistenza, beh, non hai bisogno delle paure, perché la tua resistenza è alle cause di questa paura. Per questo la Lega si ritrova di fatto a vedersi sottratto il principale argomento che ha usato in questo periodo. In questo periodo occorrerebbero dei imprenditori politici della rassicurazione o comunque della resistenza. È molto interessante quello che dici. E stai parlando, immagino, della Lega Nazionale, cioè di Salvini, perché invece Zaia non fa parte di questo discorso, no? Dunque, io ho pubblicato ieri sul Gazzettino il mio sondaggio periodico dell'Osservatorio sul Nord-Est, che io curo da 2 o 3 anni, non mi ricordo manco più, insomma. Sì, sì, nel senso che io ho ripreso la formula di Giorgio Lago, che era il nord-est, quindi che teneva insieme tutta quest'area, ho cominciato a realizzare sistematicamente delle indagini che vengono pubblicate ogni settimana. Beh, in Veneto è arrivato al 91%, cioè la fiducia nel sondaggio pubblicato mercoledì, oggi è venerdì forse, ho perso il senso del tempo, scusate, quindi mercoledì, e quindi nel sondaggio concluso la settimana scorsa, Zaia è arrivato al 91%, cioè tutti, praticamente se considerate il margine di errore statistico è tra 88 e 94, però tenete conto che Zaia e a più del 50% anche nell'Atlante Politico pubblicato su Repubblica 10 giorni fa, non mi ricordo, insomma, quindi su base nazionale è il secondo dopo Conte e molto più avanti di ad esempio Fontana e sicuramente di Salvini, che hanno un grado di consenso più o meno analogo, se non recito a memoria, 35-36%. Ecco, ma come lo spieghi questo? Beh, lo spiego per ragioni sia storiche sia contingenti. Da un punto di vista storico è che la spiegazione è che Zaia ha interpretato fin dall'inizio la continuità, ha interpretato l'eredità della Democrazia Cristiana. Probabilmente a lui non piace questa definizione, però io
che appunto, come ricordavi giustamente tu, la conosco la Lega. Io il primo, quando ho incontrato Salvini, appunto, alcuni anni fa, lui mi ha salutato con molta cordialità e mi ha anche rammentato che ha utilizzato i miei testi, i miei libri, quelli che tu citavi, quindi, che gli sono serviti molto. Ed era vero che li aveva letti, perché mi ha fatto anche alcune osservazioni di merito assolutamente coerenti. Io però gli ho detto: guardi che non sono le prime cose che ho scritto sulla Lega, o meglio sulle leghe, penso che lei non potesse ancora leggerle, perché il primo saggio che ho pubblicato riguardava la Lega Veneta e l'ho pubblicato nel 1983 in una rivista scientifica, e lui ha detto no, andavo alle medie, era complicato, quindi li conosco bene. Quella era la Lega Veneta, era il tempo delle leghe regionaliste, perché poi se quella è la prima Lega, dopo c'è appunto la Lega Lombarda, c'è l'Unione Piemontese, insomma ci sono queste leghe che crescono sulla continuità della Democrazia Cristiana. Allora, lo specifico di Zaia è che ripropone, riproduce quel modello. Qual è quel modello? So, a suo tempo appunto lui l'ha presa male per l'anno, la mia definizione, perché è stata in un convegno, l'avevo detto, è un convegno abbastanza rilevante, ed è stata riproposta in modo monco. Cioè, io ho detto, ma l'ho anche scritto, che il successo di Zaia non dipende da quello che fa, ma da quello che non fa. Cioè, Zaia non fa, non vuol dire che non faccia, ma Zaia fa fare. Cioè, in una regione nella quale l'economia la fanno gli imprenditori, i piccoli imprenditori, l'assistenza e i servizi li fanno le comunità locali, le famiglie, le associazioni, quello che deve fare un buon amministratore che voglia avere successo è non interferire, ma seguire, semmai assecondare, semmai sostenere, ed è ciò che effettivamente lui ha fatto, come facevano i democristiani, quello che ha permesso alla Democrazia Cristiana di governare tutto il dopoguerra e anche oltre, capite? Cioè, solo che a livello esterno di quello che ha affermato è rimasta solo la prima fase, cioè la prima frase, cioè Zaia non fa niente. Però la ragione è questa: cioè, se tu sei una regione come questa o come queste, nelle quali, ripeto, esiste già un sistema che fa sistema e che funziona sul piano sia sociale sia che dei servizi, ebbene, ciò che devi fare è sostenerlo, non sovrapporti adesso. Semmai distinguere bene, cioè uno dei vantaggi in questa fase del Veneto rispetto ad altre regioni è che il pubblico non è stato messo in discussione. Ci sono dei servizi, la sanità, che non è stata, tra virgolette, se non in parte relativa, privatizzata. Cioè, la privatizzazione del pubblico qua è molto, molto, molto relativa. Cioè, qua hai un pubblico, cioè hai un privato che agisce anche sul piano pubblico, ma il pubblico funziona, e dove funziona è lasciato come tale. Oddio, è vero che il calo profondo degli investimenti, cioè dei trasferimenti, ha prodotto, dei costi notevoli anche, ad esempio, sulla sanità in Veneto, però le strutture c'erano, non ci si è messo molto a riaprirle. Ecco. Questo è interessante, se posso interromperti, perché la prima cosa che hai detto relativamente agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, è una cosa che si sa, appunto c'è un nord-est molto vivace, però è meno scontata la seconda cosa che hai detto, cioè che questo faccia sistema. Torniamo Certo. al tema della fiducia. Sembrerebbe, da quello che dici, che in fondo in Veneto, nonostante l'individualismo della piccola impresa, c'è una fiducia reciproca di questa società maggiore che in altre. Sì, sicuramente, sempre stata rilevata. In generale, anche in Italia la fiducia non c'è, però
È maggiore la tra virgolette diffidenza. Qui è maggiore la fiducia come confidenza, cioè fiducia condivisa, che nasce dalla partecipazione, tra virgolette, comune. D'altra parte, il tasso di associazionismo qui è sempre stato molto elevato, non è un caso, perché qua questo è il territorio del mondo cattolico. Il mondo cattolico ha fatto come era, però lì è cambiato più profondamente che in Veneto, nelle cosiddette zone rosse, cioè in Emilia-Romagna, il caso del rapporto tra partito e enti locali e associazioni collaterali. Diciamo che qui il mondo cattolico ha resistito nonostante la secolarizzazione meglio che i partiti di sinistra. Mi viene in mente che così come in questa crisi Zaia mi sembra sia abbastanza emancipato dal profilo del partito leghista, cioè ha acquisito una sua autonomia nell'interloquire, la stessa cosa mi dicevi l'altro giorno rispetto ai legami col territorio, in un certo senso è Bonaccini in Emilia-Romagna, anche Bonaccini si percepisce meno come uomo di partito, mi sembra, È no? la ragione per cui Bonaccini alla fine ha vinto le elezioni. Cioè, lasciate che me la tiri un poco, ma io avevo c'è qualcuno a cui avevo fatto, che non può confermare, per cui avevo fatto il mio sondaggio ancora nella prima metà di dicembre e avevo delle stime che erano 51-44. Per fortuna, assolutamente, una cosa incredibile, esattamente ciò che è avvenuto. E proprio al punto, adesso non so se ci sia un punto di differenza, però al di là di quello, dietro c'è il fatto che la larga maggioranza dei cittadini magari non ha fiducia nei partiti, e tantomeno dei partiti che governano anche quella regione, ma è soddisfatto dell'amministrazione regionale. Ma proprio una larga maggioranza di cittadini ha apprezzato il governo di Bonaccini. Cioè, non è neanche una fiducia, tra virgolette, personale, è soddisfazione di un modo di governare. Cioè, se sto bene, se io considero come ha risposto, parlo in dicembre, prima metà di dicembre, la maggior parte dei cittadini, se ritengono di essere governati meglio che gran parte del resto del paese, mediamente meglio del resto del paese, e vabbè, magari a me la sinistra non piace più, anzi non me ne frega niente, ma perché devo essere autolesionista? Perché devo cambiare se quel che sta avvenendo adesso mi sembra funzioni bene? Sì, sia Zaia sia Bonaccini, come per altro verso anche Conte, sono a tutti gli effetti dei politici. Ora, Conte lo è da poco tempo, però diciamo, non può che essere il titolare di decisioni politiche. Che ne pensi di questa grande enfasi che adesso c'è sulle competenze? Cioè, si dice finalmente la competenza ha ripreso la scena, la competenza al centro, salvo poi quando si parla di riapertura. Avere che i competenti di un tipo, cioè i medici, si trovano in conflitto con i competenti di un altro, cioè gli operatori economici, gli economisti, no? Cosa ne pensi di questo ritorno al centro delle competenze? L'abbiamo conosciuto, è tipico delle crisi. Vi ricordate i magistrati, dai, dopo la crisi della Prima Repubblica, dai, nei primi anni 90, non era quello, abbiamo avuto anche i magistrati al governo, i partiti del magistrato, scusate, adesso non voglio neanche fare nomi, ma ce lo ricordiamo tutti. Cioè, ci sono delle fasi nelle quali di fronte alla crisi rispondi in modo, tra virgolette, impolitico. E cioè, qual è il modo impolitico? È quello di ricorrere al non politico. Guarda, lo stesso abbiamo avuto dopo la crisi della Seconda Repubblica, cioè, scusate che qua c'è qualcuno che sta arrivando intorno a me. E Dylan? Sì. Eh beh, faccelo vedere, scusami. Paola, Faccio fai vedere Dylan, avanti. vedere Dylan, è stato il momento. Cioè,
Ecco, se non salta giù. Dai, eccolo qua, eccolo qua. Fantastico. Hai visto? Meraviglioso. Quello è Pepe, ci gli auguri. È appena arrivato Dylan, mi sembra di capire. Due settimane o una? Quante? Due domani? A quattro mesi, ragazzi. Quindi. Meraviglioso. Dunque, che cos'è? Qual è un Cavalier King Charles, come quella che avevo in precedenza, solo che era una femmina e questo un maschio, ed è molto vivace, vi garantisco, come potete ben vedere. No. Allora, stavamo parlando, scusa, sì, l'altra crisi, sì. Guardate che non a caso i tecnici emergono, e questo è significativo, dobbiamo porci il problema di quello che avverrà. Nei passaggi di sistema. I tecnici sono stati invocati in occasione del cleavage, della crisi, della frattura della Prima Repubblica. E allora ci si è affidati ai non politici, cioè ai magistrati. Vi ricordate a chi è stato affidato il governo del paese dopo la crisi della Seconda Repubblica, cioè dopo l'uscita di scena di Berlusconi nel 2011 a Monti? Io l'ho chiamato il montismo, cioè anche quella era di fatto affidarsi al tecnico, in quel caso dell'economia, al tecnico in quanto non politico, solo che poi è difficile per chi, questa è una cosa, non voglio anticipare ciò che spero questa volta non avvenga, però non ne sarai poi così sorpreso, cioè, qua, salvo che poi gli stessi tecnici, nel momento in cui divengono, assumono un'immagine salvifica nella politica, non vengono tentati a loro volta da questa nuova prospettiva e a istituzionalizzarla, come hanno fatto i magistrati, che ancora adesso vediamo sulla scena, dopo la crisi della Prima Repubblica, fino all'esperienza, esperimento poi finito di Pietro, quindi, come ha fatto, ripeto, Monti col suo partito, che si è riproposto all'indomani dell'esperienza di governo. Cioè, io non mi stupirei, ma spero non avvenga, che ci si trovi di fronte dopo al partito dei magistrati, al partito di fatto degli economisti, al partito degli infettivologi, dei microbiologi e comunque dei nemici del nostro nemico che incombe su di noi, perché quello non è il compito loro, così come non è il compito della politica mascherarsi esattamente in modo diverso, indossare la sola maschera della paura e di chi ti fa paura istituzionalmente per aver successo. Scusate questa divagazione. Ma sai, ognuna delle tue risposte porterebbe ad aprire una nuova pagina. Adesso noi stiamo andando verso la conclusione della nostra chiacchierata e allora volevo porti almeno un altro grande tema che tu hai messo al centro del tuo lavoro in questi anni, che è il tema della comunicazione, perché da una parte appunto c'è la politica, poi ci sono le competenze, anche le competenze sono oggetto di comunicazione, devo dire, non sempre felicemente, non sempre i competenti sanno comunicare molto bene. E non sempre quelli che sanno comunicare fanno politica molto bene. Esatto, e allora ti volevo chiedere una cosa, in questa crisi in particolare, la questione ovviamente data di molti anni fa, c'è stata una importanza, secondo te, si è visto il fatto che abbiamo una situazione in cui la rivoluzione della comunicazione digitale ha spiazzato, ha frammentato, cioè non ci sono più soltanto alcune grandi, non c'è solo il TG1, faccio vedere il Corriere della Sera, piuttosto che i grandi giornali, ma c'è un insieme di canali comunicativi e internet in particolare, cioè ha pesato questo aspetto, è stato rilevante in qualche modo, ti sembra? Sicuramente, ma soprattutto io credo che dopo non sarà più come prima, cioè questo passaggio cambierà profondamente il nostro modo di lavorare,
Per quel che mi riguarda, ad esempio, io è da, sapete, mesi, i miei corsi all'Università di Urbino li ho tenuti così, webinar così come le mie riunioni e incontri che sto facendo con voi, ma le lezioni, vi garantisco, è pesante. Ti danno delle opportunità, però è pesante. Ho anche scritto, lo trovate sul sito dell'Università di Urbino, un'intervista ho fatto proprio su come cambierà e come ha cambiato già di fatto, ad esempio, l'insegnamento, questa esperienza, che non sarà più come prima. Anche se non sono tra quelli che dicono che l'insegnamento a distanza, l'insegnamento attraverso il canale digitale, sostituirà quello faccia a faccia, quello di persona in aula. Non è così, perché è, tra virgolette, insostituibile, però è vero che ti dà delle opportunità in più, cioè integrerai questi due canali. Vi faccio un esempio: io nei miei due corsi che io tengo, analisi dell'opinione pubblica e di fatto sistema politico europeo, vabbè, hanno tutti i testi che ho scritto per questo editore qua, tra i testi comunque. Ebbene, io l'ultimo mese ho avuto, insieme a me, a tenere corsi e lezioni, che so, a analisi dell'opinione pubblica, Nando Pagnoncelli, Gigi Riva, poi Marco da Milano, Giorgio Zanchini, e ho concluso con Franceschini, col ministro Franceschini, che è notoriamente uno che usa poco i nuovi media, e mi interessava capire però in che modo questo l'avesse, se si fosse, come fosse cambiato, avesse percepito cambiato il proprio ruolo. Ma il sistema politico europeo ha avuto appunto Marc Lazar, poi Lucio Caracciolo, il giorno in cui si discuteva a livello cioè al vertice europeo del caso italiano, c'era Romano Prodi, e ancora deve venire, questo è comunque l'accordo per noi, deve venire Paolo Gentiloni, che è un amico. Quindi queste cose, è evidente, guardate, quasi tutti questi esperti, specialisti, sono già venuti ai miei corsi, con fatica. Provate a pensare cosa significhi venire a Urbino, se ci siete mai stati. È bellissima anche perché è inaccessibile, quasi inarrivabile, quindi non puoi immaginare di averli comunque tutti insieme in uno stesso corso. Immagino che io dall'anno prossimo, sperando che le cose si siano relativamente normalizzate, immagino che io l'anno prossimo associerò la mia presenza in aula fondamentale con gli studenti a questo medium, di fatto alla comunicazione a distanza, che permetterà, ad esempio, di avere oltre a me anche gli amici, colleghi, esperti di cui abbiamo parlato adesso, online, con loro, discuterne insieme. Questo è un modo di vedere come ha già cambiato il nostro modo di fare, anche se non è sostitutivo, ma ci ha costretti. Ma pensate un po' a quanto abbia diffuso, ma avete idea di quante persone di una certa età, lontane dalle nuove tecnologie, vi si sono avvicinati? Quanti nonni, nonne o persone abbiano potuto di fatto parlare con i nipoti, rivederli in questo modo? E prima non ci avrebbero mai pensato, sono stati, tra virgolette, tecnologizzati per quello. Per cui non sarà più come prima, però allo stesso tempo noi dobbiamo normalizzarne anche l'accesso e l'uso. Dunque, ci sono tanti interventi e domande, li leggo. Uno, devo dire, mi fa molto piacere perché
è un signore che si chiama Savino Borracino, che dice: suggerisco di leggere L'Italia e le sue storie di John Foote, che è un libro che noi abbiamo pubblicato qualche tempo fa. Nanà Cecchi ci dice: abbiamo tutti oggi paura, e appunto a proposito del Consiglio di paura, e poi chiede come si chiama il cane. L'abbiamo detto, Nanà, si chiama Dylan, giusto? Esattamente, voi sapete, Dylan Dog. No? Certo, certo. Oh, poi Giovanni Verga, dato che c'è questa tendenza anche a chiedere agli scienziati di predire il futuro, quindi non si scappa, a proposito di Zaia dice: potrebbe Zaia prendere il posto di Salvini come leader della Lega? Allora do la risposta in due parti. La prima l'ha già sentita Pepe, visto che mi chiedono sempre cosa avverrà, e io ogni volta sempre rispondo allo stesso modo. Cioè, io faccio ricercatore, analista sociale, politico, quello che volete, per cui io al massimo prevedo il presente. Noi prevediamo il presente e semmai il passato, e spesso non siamo d'accordo neanche su quello. Quindi io il futuro non lo so e non lo voglio prevedere, non è il mio mestiere. Di Zaia mi chiedono tutti, sempre, e io vi rinvio a lui, però è evidente che se l'importante è un'altra cosa, beh, immaginarci, chiarire il perché, l'abbiamo già detto il perché è così. Di certo una delle ragioni per cui oggi è successo è che non ci pensa minimamente a diventare l'alternativa a Salvini, capite? Cioè il suo ruolo nazionale, l'abbiamo già detto, deriva dal suo, come dire, dalla sua esperienza di governatore sul territorio, e non ci credono neppure qua in Veneto. In questo sondaggio che ho pubblicato 2 giorni fa c'era anche la domanda: quale sarà il futuro di Zaia, deve andare a guidare il paese, eccetera, ma penso che sia il 20-30% che pensi a questo. E guardate che ci aveva già pensato qualcun altro prima di lui, oltre al fatto che ha fatto il ministro della sanità, se non sbaglio, in passato. Però lui era stato candidato lui come leader della destra da Berlusconi, che è uno che se ne intende, nel 2017. E si è guardato bene dal seguire questo consiglio, avrebbe fatto una brutta fine, immagino. Dunque, intanto ti ringrazio molto per quello che hai detto sul futuro. Approfitto per leggerti, forse non la conosci, una meravigliosa citazione di un grand'uomo che era peraltro un tecnico, se non addirittura un tecnocrate, che si chiamava Tommaso Padoa-Schioppa. Come no? E a proposito del futuro, lui che si occupava di banca, di finanza, quindi diciamo al Biennale Democrazia fatta da Zagrebelsky a Torino, dice questa cosa bellissima, mi viene in mente quello che hai detto tu, lo dice nel 26 aprile 2009, dice: chi vi parla non ha il dono di conoscere il futuro, anzi ritiene che sia sempre davanti a noi più di un futuro possibile e che, quali uomini nella storia, il nostro compito sia adoperarci perché si realizzi il migliore tra essi, non speculare su come andrà a finire per fare scommesse sul probabile vincitore. Non è bellissimo? Grandissimo, non è solo bellissimo. Allora, io credo che l'analisi è fondamentale, quella che tu ci hai dato, e ti ringrazio molto oggi anche in questa nostra conversazione, è un'analisi fondamentale, perché se tu vuoi appunto adoperarti perché il futuro sia migliore, non solo speculare, devi partire dall'analisi, devi partire dalla conoscenza, ed è questo che io credo possiamo chiedere appunto agli studiosi e agli analisti come te. Sì, ma credo davvero che tu possa lavorare, cioè, noi lavoriamo sul presente, possiamo intervenire sui meccanismi che regolano la società, l'economia, la politica, peraltro io sono multidisciplinare, quindi no, per quello ho scritto quel libretto su Gramsci, Manzoni e mia suocera, nel senso che noi studiamo il senso comune, cioè quello che ci aiuta, come era appunto Gramsci che, commentando, cioè riprendeva Manzoni,
proposito della peste, diceva al tempo della peste c'erano alcune persone di buon senso che non credevano all'esistenza degli untori, ma il senso comune impediva loro di manifestarsi. Ecco, noi il senso comune, perché quella è la realtà sociale. Certo, tra l'altro, quando mi chiedono di una definizione dell'editore, cosa fa l'editore, io dico sempre che l'editore ha come suo massimo obiettivo quello di trasformare le idee in senso comune. Quindi ci troviamo, pensa Bauman all'idea della società liquida, quello è nato come un libro ed è diventato quasi una cosa da bar. No? Ma certo, infatti la società liquida ti fai l'aperitivo. No? Esatto. Senti, Francesco Chirico, lo cito perché conferma, dice no, Zaia resta legata alla sua regione a livello nazionale, non ha tutto questo consenso, quindi conferma. E Antonia Carparelli, che lavora qui in Italia, alla Commissione Europea. Preciso, non è che non abbia tutto questo, è il secondo, almeno nella mia graduatoria, col presidente, ma non lo avrebbe se si candidasse a fare il leader nazionale. E Antonia Carparelli, che appunto lavora alla Commissione Europea in Italia, dice grande Padoa-Schioppa, grazie di ricordarlo. Ecco, vorrei concludere, come facciamo in queste conversazioni, chiedendoti di consigliarci un libro, Ilvo, qualunque, quello che ti viene in mente. Io ve ne consiglio in seguito e di fila, guardate, ve li mostro tre, nel senso che due sono di narrativa e in casa l'intellettuale, quella che legge davvero, e mia moglie è Paola. Paola? Sì, Paola, che conoscete bene voi almeno. Quindi. Fernando Aramburu, Patria, eccolo qua, prima lo vedete. Patria, non si vede il titolo, ma insomma va bene, sì, benissimo, Patria. Eccolo qua. Ok, ottimo. Bene, sì, lo vediamo. Poi, questo è molto bello, anche molto noto, Limonov. Distante, Ilvo, tienilo più distante. Limonov di Carrère, che è a Delfi. Sì, okay. Sì, eccolo qua. Non ci sei tu, però ci sono tutti i miei libri che possono prendere, e invece questo è mio, è di Guerini, è Culture Ibride, sì. Culture Ibride di Canclini, che ha ispirato la mia democrazia di fatto ibrida, che ho pubblicato con... esattamente con Conteggio e con voi, insomma, con la terza, nel senso che era un modo, visto che i tipi di governo e di democrazia che vi avevo citato prima, che fanno parte di quella tipologia definita quando voi parlate di democrazia dei partiti, sì. Democrazia del pubblico, Bernard Manin parla questi, fa evidentemente riferimento, anche se non era sua intenzione, a modelli di democrazia, governo rappresentativo, che è definito dai sistemi di comunicazione. Pensateci, la democrazia dei partiti è al tempo in cui i partiti erano il principale sistema di comunicazione, erano dovunque, i partiti di massa, erano loro che di fatto gestivano la comunicazione politica, non solo la selezione, dall'alto in basso in tutto il territorio. Poi l'avvento dei media produce, determina di fatto i media di massa, continuo a chiamarli media, io sono come Augias, media è il plurale di medium, va bene, è latino, non è inglese, non è media. Comunque, la democrazia del pubblico è esattamente la democrazia al tempo dei media di massa, dove non per caso, cioè proprio il medium, la televisione in particolar modo, personalizza tutto, perché in televisione non ci vanno le masse, non ci vanno i partiti, ci vanno le persone, e dove le ideologie sono di fatto a loro volta progressivamente rimpiazzate dai messaggi, quindi
dalla comunicazione e dove di fatto anche in questo caso l'organizzazione, al posto dell'organizzazione noi troviamo sempre di più chi? Coloro che costruiscono i messaggi, cioè di fatto le agenzie di comunicazione. Noi cosa abbiamo? Abbiamo la democrazia immediata, come la chiamo io, la democrazia senza media, senza mediatori, al tempo della rete, al tempo di fatto del digitale. Quella che io poi alla fine chiamo anche democrazia ibrida, perché? Perché se noi pensiamo a come si afferma Beppe Grillo, tra il 2013 e il 2014, elezioni politiche e poi i suoi 5 Stelle e poi le europee, noi vediamo che è un soggetto che usa tutti questi media, cioè, utilizza certo la rete, ma attraverso la rete comunica i flash mob e convoca i flash mob, le mobilitazioni di piazza che sono tipiche della democrazia dei partiti. E poi cosa fa? Trascura la televisione, ma vi ricordate dove è andato l'ultima settimana possibile prima del voto? È andato da Bruno Vespa, non da qualsiasi, come dire, nella trasmissione televisiva per definizione. Quindi televisione, quindi digitale, quindi la piazza, tutti i modelli di partito. Senti, ti devo interrompere con molto dispiacere perché abbiamo esaurito il tempo, c'è una regola per cui si interrompe. Io ho esaurito anch'io tutti quanti, vero? No, ti ascolteremo ancora per molto perché è un piacere. Ma io devo uscire con Dylan. Ma infatti io ti volevo dire grazie, salutaci Paola prima di tutto naturalmente, ma anche Dylan, che mi sembra sia stata una presenza rapida ma significativa. Ma era sempre lì però, non pensare. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Di nuovo. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.